Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo in nuovo a mare da solo, però non per nuotare, ma bensì per fare diverse tappe. Tappe con la bici. Per esempio, vedremo quanti chilometri percorriamo, quanto tempo ci impieghiamo. È tutto calcolato e misurato. Ah sì, attraverso il promemoria del mio telefono, attraverso facendo i video ad ogni tappa che raggiungo. Vedremo come verrà. È pure segnato ora che andremo a fare. Allora, la prima destinazione alla fine del marciapiede che porta a Paestum. Poi la seconda destinazione inizio Paestum. Terza destinazione museo di Paestum. Quarta destinazione fine di Paestum. Quinta destinazione capo di fiume. Ricordate, questo fiume è qua. Poi la sesta destinazione primo incrocio a Torre di Mare. Dove mi fermerò proprio davanti dove c'è la Torre di Mare. Poi la settima destinazione, inizio verso il Lido Cinzia e là vicino. Più o meno avete capito, il Lido Cinzia, dove là vicino ci sta la spiaggia libera e dove di solito andiamo. Di solito stiamo andando sempre con. Io sto andando sempre con la bici, ci vediamo sempre là a mare. Ma questo è solo l'inizio, la strada dove si inizia gi si gira a destra. Mentre all'ottava destinazione c'è il Lido Cinzia, dove proprio andiamo. Cioè, da là davanti, però la spiaggia libera. Ok, poi. Lido Cinzia, ultimamente. Ah no. No, alla nona destinazione. Incrocio a destra verso l'Eden Blue, un'altra spiaggia libera. Decima destinazione, Eden Blue, però spiaggia libera. Mac Pestum Hotel. Andiamo pure al Mac Pestum Hotel. E questo è mo' vi faccio vedere com'è, perché l'ho scritto su promemoria. Io mi porterò il contachilometri nella borraccia per bere. E dovrò fare circa. Dovrò fare circa. Io penso che in totale farò 15 km, 20 più o meno, 20 km in totale farò. Ma andremo a vedere. Iniziamo, dai. Che ora sono le 16 e 11 minuti, andiamo. E oggi è giovedì 23 luglio, questo è il 22esimo episodio di vacanze in Italia. No, il 21esimo, è vero, il 21esimo episodio di vacanze in Italia. Andiamo, dai. Andiamo a parte. Prima destinazione, fine del marciapiede che porta a Paestum. Prossima tappa, inizio di Paestum. Prossima tappa, museo di Paestum. Ho finito. Guardate. Finora 8,69 km. Ma sono qua, dove stiamo andando a mare, non lo so. Ci andiamo a casa quando ho fatto i chilometri totali. Avete visto quante tappe ho fatto? Beh, sì, sono tornato a casa.
Ma venga a vedere quanti chilometri ho fatto, che ancora non lo so. Io ancora non lo so. Tutto sudato, veramente. Sono partito alle 4 e mezzo, sono ritornato alle 6. Quanti chilometri ho fatto? Vediamo un attimo. Tredici chilometri, quasi 14. 13,87 km. Ho fatto 13,87 km. Io pensavo di più. Ma vanno bene così, 13,87. Ho segnato pure i chilometri. Vuoi sapere quanti chilometri facciamo per arrivare da qua fino a mare? Ancora l'Eden Blu. Ma vediamo un attimo. Ma tu quale strada fate? Eccoci qua, siamo a casa. Comunque sono 1,56 km da qua, da casa nostra, fino a Paestum. Ci ho messo 8 minuti per arrivarci, come più o meno ci metto sempre, perché andando per aprire il cancelletto e poi uscire attraverso la strada, perciò ci perdi solo quello 3 minuti, e quindi poi 5 minuti per arrivare fino a là. Con una velocità media di... cioè, per tutto il viaggio sono stato con una velocità media di 15 oppure 20 km orari, 15-18 km orari, velocità media di 15-18 km orari, velocità massima di 32 km orari, però in discesa, ovviamente con un marciapiede in discesa. E se vai molto più veloce, cosa che 50-60 km orari, che io di sicuro non ci sarò arrivata, la bici diventa meno stabile, oppure ci sarò arrivata, non so. Comunque qualche volta sarò arrivato pure a 40 km orari. Ma questa volta solo 32 km orari. C'era pure un po' di vento che spingeva verso di me. Fino a Torre di Mare sono 4 km. E fino al Mac Paestum Hotel sono 6,56 km. Percorso in 40 minuti. Mentre fino all'Eden Blue là, perché sono andato al Mac e poi al ritorno, ho percorso 8,69 km in 50 minuti. Poi per il ritorno sì, pure già ho percorso così. Quindi sono partito alle 4 e mezza. Alle 4 e mezza sono ritornato alle 6. Dalle 16:30 alle 18. Ebbene, questa è, se andiamo la prossima volta a mare andrò in modo più tranquillo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di mettermi piace sul canale. Grazie per l'iscrizione, ma soprattutto per questo video. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!